Tra le chiese di Genova, quella di Santo Stefano è senza dubbio una delle più ricche di storia. Fondato dal vescovo Teodolfo nel corso del X secolo, l'edificio si sviluppò in prima battuta come abbazia benedettina associata alla comunità di San Colombano di Bobbio e dotata di un chiostro a cui si affiancava in origine un piccolo borgo che caratterizzava una zona che restò fuori dalle mura cittadine sino agli anni 20 del 1300. Il corpo principale dell'edificio risale proprio al periodo basso medievale e a differenza di molti altri luoghi di culto cittadini, gli interni della chiesa non vennero modificati nel corso del Seicento. Infatti, l'ampia navata centrale presenta un'architettura romanica piuttosto semplice, che termina con una particolare zona absidale rialzata, caratterizzata da una cupola in laterizio con volta ottagonale ad ombrello. Ma se le pareti laterali della chiesa non offrono una decorazione ad affresco e neanche delle sculture di particolare rilievo, invece sono presenti due dipinti veramente importanti. Il primo è la straordinaria tavola della lapidazione di Santo Stefano, realizzata dall'allievo di Raffaello, Giulio Romano, nel 1520. L'opera rappresenta in modo innovativo la morte del santo attraverso la contrapposizione tra la grazia del martire e la ferocia dei suoi persecutori, in una delle più importanti testimonianze artistiche rinascimentali del nord Italia, che segna uno spartiacque per lo sviluppo della pittura a Genova, andando a portare un nuovo stile che influenzerà i principali artisti attivi nelle decorazioni dei palazzi dei Rolli, tra cui Luca Cambiaso. Altrettanto interessante è poi il secondo dipinto, un altro martirio, quello di San Bartolomeo, raffigurato dal pittore bolognese Giulio Cesare Procaccini intorno al 1620. Il gusto emiliano dell'artista, ereditato dal periodo della pittura manierista del Parmigianino, si fonde in questo dipinto con le stesure cromatiche tipiche del barocco lombardo, specialmente nella figura del santo che, dopo aver lottato strenuamente per evitare la morte, si prepara alla salita verso il paradiso. L'utilizzo del chiaroscuro e delle varie gamme cromatiche si accompagna alla ricerca del dettaglio e del gusto del particolare, rendendo lo stile del Procaccini un modello per la scuola pittorica genovese guidata da Valerio Castello e Domenico Piola. Ma l'elemento più caratteristico della chiesa di Santo Stefano è forse la cripta, riscoperta negli anni 50 del Novecento e testimonianza della dominazione longobarda della città di Genova, quando al posto dell'abbazia di Santo Stefano era presente un piccolo luogo di culto dedicato a San Michele. Ed è proprio qui, nella cripta, tra le colonne di spoglio che reggono le cinque navatelle, che si dice che venne addirittura battezzato Cristoforo Colombo. Tuttavia, se da un lato gli interni presentano ancora una decorazione simile a quella originale, dall'altro gli esterni che vediamo oggi non sono quelli che si palesavano agli occhi di un genovese dell'Ottocento. Infatti, dopo che la chiesa passò a fine Settecento in proprietà al clero secolare, a partire dal 1892 la costruzione della sottostante via 20 Settembre portò al riassetto urbano dell'intera piazza, curato dall'architetto Alfredo D'Andrade, che restaurò la chiesa dopo l'eliminazione del lato destro e progettò il porticato gotticheggiante sottostante, mantenendo il gusto di riscoperta del periodo medievale attraverso l'utilizzo della decorazione bicroma in marmo bianco e pietra di promontorio già presente in facciata. Contemporaneamente al restauro della chiesa venne poi deciso di costruire un nuovo luogo di culto proprio adiacente, che venne inaugurato nel 1908 ma che non ebbe una grande fortuna. Infatti, a seguito dei bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, la nuova chiesa venne completamente rasa al suolo, mentre il vecchio edificio subì degli importanti danneggiamenti che portarono al rifacimento della facciata. Proprio questo rifacimento rappresenta quello che è l'ultimo capitolo della storia millenaria della chiesa di Santo Stefano.
Un altro elemento che caratterizzò la rivoluzione urbanistica della zona di Portoria a fine 800 fu la costruzione del Ponte Monumentale, capolavoro architettonico e ingegneristico che serviva per collegare via 20 Settembre con il sopraelevato Corso Podestà in sostituzione della Porta dell'Arco. E proprio il Ponte Monumentale divide anche fisicamente quella che è la Chiesa di Santo Stefano con un altro luogo di culto molto importante per la città di Genova, la Chiesa di Nostra Signora della Consolazione. All'epoca della sua fondazione originaria, nell'ultimo quarto del XVII secolo, la chiesa che oggi ci appare serrata in un nuovo tessuto urbano, affacciata sulla via che risulta sopraelevata rispetto all'edificio sacro, si trovava invece al centro di quello che era un piccolo borgo agricolo, il borgo di San Vincenzo. I committenti del nuovo complesso devozionale furono gli Agostiniani, che fino a quel momento avevano la loro sede sul Colle di Artoria, il primo insediamento dell'ordine qui a Genova. Dopo la demolizione del primo insediamento, nel 1684 venne quindi posata la prima pietra per la costruzione della nuova chiesa di Nostra Signora della Consolazione, con l'annesso convento che doveva ospitare le numerose attività degli Agostiniani. Il suo aspetto attuale, in realtà, ricalca solamente in parte quello che doveva essere l'originale, che ha subito una serie di modifiche nel corso degli anni. A partire dal 1899, per esempio, il chiostro adiacente alla chiesa venne trasformato per adattarlo a un utilizzo piuttosto differente rispetto alla destinazione originale. Ancora oggi, infatti, esso ospita il mercato orientale, sede di fiorenti commerci per il centro cittadino. All'interno, la chiesa si presenta suddivisa in tre navate, coperte da arcate a tutto sesto, sorrette da pilastri piuttosto imponenti. Sia per quanto riguarda l'assetto architettonico, sia per la sua decorazione particolarmente ricca, Nostra Signora della Consolazione ci appare al giorno d'oggi con un aspetto assolutamente composito, frutto di adattamenti e commissioni stilistiche provenienti da epoche spesso molto diverse l'una dall'altra. Barocco, 700 e 800, fino addirittura a periodi ancora più antichi, si manifestano attraverso opere pittoriche e scultoree di altissimo rilievo. Tra i vari ambienti devozionali spicca sicuramente per ricchezza decorativa la cappella del lato destro del transetto, dedicata alla Vergine e a Sant'Agostino, i due principali protagonisti della decorazione dell'intero edificio. Oltre agli affreschi, di respiro prettamente settecentesco, realizzati da Paolo Gerolamo Piola, il vero capolavoro conservato all'interno di questa cappella è il complesso marmoreo scolpito dallo scultore genovese Bernardo Schiaffino, raffigurante la Madonna, Santa Monica e gli angeli che porgono la cintola a Sant'Agostino. Oltre alla superba maestria compositiva e tecnica con cui l'artista riesce a simulare perfettamente l'aura angelica e celeste che avvolge i personaggi del gruppo, colpiscono particolarmente le due colonne tortili realizzate in marmo portoro di Portovenere. Lungo le navate laterali della chiesa di Nostra Signora della Consolazione si susseguono una serie di cappelle dedicate a santi o alla Vergine stessa. Il titolare di ogni spazio sacro viene sempre reso esplicito non solo dalle opere d'arte che lo ornano, ma anche dagli affreschi, per lo più di periodo ottocentesco, che decorano la volta in corrispondenza di ogni singola cappella. Entrando in chiesa, la prima che incontriamo è proprio questa, dedicata a San Tommaso da Villanova.
Il vescovo spagnolo, appartenente all'ordine degli Agostiniani e perciò particolarmente venerato dagli stessi, è ovviamente il protagonista dell'imponente pala d'altare che orna questa cappella, realizzata da Domenico Fiasella nel XVII secolo. L'artista ligure raffigura il santo nell'atto di dispensare elemosine ai poveri presso le porte di una chiesa, nel chiaro intento di dimostrare la legittimità della prima beatificazione e poi canonizzazione del santo agostiniano. La pala fa parte di quel gruppo di opere e apparati decorativi che ornavano già in primissima battuta la cosiddetta Vecchia Consolazione sul Colle d'Artoria e che vennero poi traslati nel nuovo edificio alla fine del XVII secolo. Nella navata opposta sono altrettante le cappelle e le rispettive opere d'arte che decorano questo imponente edificio di culto, a partire dalla magnifica pala di Domenico Piola, raffigurante il martirio di San Lorenzo. Ogni angolo di Nostra Signora della Consolazione, compresi quelli solitamente nascosti a un visitatore disattento, conserva manufatti di grandissima importanza, parte del tesoro artistico e culturale della città di Genova. Impossibile non osservarli a bocca aperta.